Buongiorno ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video, con una nuova morning routine. Era da tanto tempo che non ne filmavo una, ma ci tenevo a farlo anche perché molto probabilmente saranno le ultime mattine così tranquille, diciamo, perché ormai manca poco all'arrivo del piccolino. Comunque, la prima cosa che faccio la mattina dopo essermi alzata e strapazzarmi e coccolarmi le piccole che erano a letto con me, Ste invece si era già svegliato perché doveva lavorare. Dopo aver coccolato le cagnoline, è un'altra cosa che faccio ormai da diversi mesi a questa parte la mattina, è fare una carezza alla pancia, vedere un po' se si muove, quindi saluto il piccolo, guardo un attimino il telefono e poi sono pronta per andare in cucina a fare colazione. La colazione di questa mattina è stata con un cappuccino bello caldo, qualche fetta biscottata con la nocciolata che mi piace particolarmente, un po' di succo di frutta alla pesca e voilà. Colazione pronta, un classicone, ma che comunque mangio molto molto volentieri. Nel frattempo, intanto che faccio colazione, guardo il telefono, controllo più che altro le mail. Se ho delle mail importanti a cui devo rispondere, lo faccio subito mentre sto facendo colazione. Poi sistemo tutto, quindi riordino il tavolo, metto via le cose che ho utilizzato appunto per la colazione, così da avere la casa subito in ordine e pulita. Fortunatamente c'è la lavastoviglie perché io non amo la mattina lavare i piatti, quindi metto sempre tutto in lavastoviglie. E poi devo prendere gli integratori, quelli che assumo per la gravidanza, ovviamente prescritta dal ginecologo, quindi il ferro e l'integratore multicentrum mamma che prendo tutti i giorni da ormai circa 3 mesetti. Questa ormai è diventata un'abitudine che mi accompagnerà ancora per qualche settimana. E dopo sono pronta per una veloce skincare. Vado in bagno, detergo il viso, passo il tonico, crema contorno occhi, siero viso, insomma tutti questi passaggi che ho paura di non riuscire più a fare fra qualche settimana, devo essere sincera, quindi ne sto approfittando in questi ultimi giorni. Skincare completata, è arrivato anche il momento quindi del cambio look. Via il pigiama, mi vesto e mi trucco e questo è il look di oggi. In realtà in casa cerco di stare il più comoda possibile anche perché la pancia adesso, come vedete, è abbastanza grande, quindi un leggings e un maglione bello comodo. Torno in camera da letto perché ormai la stanza ha arieggiato per bene. Ho fatto cambiare l'aria e di conseguenza quindi rifaccio il letto. Vedere la camera in ordine con il letto fatto mi dà proprio un senso di pace e di ordine. Poi vado al computer perché di solito una cosa che faccio tutte le mattine dopo aver fatto colazione, dopo essermi preparata, è dedicarmi un po' alle mail, ai contenuti, controllare l'agenda, insomma segnarmi tutto e fare anche qualche chiamata se c'è bisogno di farla. Un'altra cosa che succede la mattina nel 90% delle mattinate, il corriere che puntualmente suona, quindi sono andata a ritirare dei pacchi. Nel frattempo si è fatta ora di pranzo, un pranzo molto veloce perché Ste era già uscito per andare a lavoro, quindi ho mangiato qualcosa al volo e poi ho iniziato ad aprire e spacchettare tutti i pacchi che mi sono arrivati questa mattina. Come ad esempio un ordine che ho fatto da Zara, ho ordinato per l'uscita dall'ospedale questa tuta azzurra felpatina bella calda che poi utilizzerò anche dopo la gravidanza, infatti l'ho presa nella taglia S ed è pazzesca. Mi piace tantissimo la punta di azzurro e anche come sta indossata perché non è eccessivamente grande. Magari vi lascio il link qui in descrizione. E poi ho preso dei leggings sempre da utilizzare sia adesso che post gravidanza. Anche questi devo dire che sono molto molto comodi. E niente, la mia mattinata si conclude così con lo spacchettamento dei pacchi che ho ricevuto. Io spero che il video vi sia stato di compagnia. Vi mando un grandissimo bacione, noi ci vediamo molto presto. Ciao!